Questi due sono finiti, teniamo conto che questi sedili di questa Volvo sono usati e andranno sostituiti agli attuali sedili che il cliente ha sulla macchina. Poi su questo lo devo anche riverniciare, mentre gli altri no. Per quanto riguarda i sedili Volvo in pelle, la lavorazione è finita, tenendo conto che sono sedili usati che il cliente vuole sostituire con quelli che ha attualmente, come già avevo detto. Ci sono alcune parti rovinate, alcune parti che vanno riverniciate, per esempio il sedile lato guida, ho detto, come ho spiegato al cliente, che andrebbe riverniciato, cosa che faremo. Mentre per il resto, questo è molto rovinato. Adesso vediamo che cosa proporre al cliente. Di per sé la lavorazione è finita. Aggiungiamo solamente, dopo aver comunque lavorato con sia con questo, sia con il nostro X2, che va benissimo anche per la pelle, non solo per i tessuti, ed è già di suo, è un protettivo, però abbiamo dato in aggiunta anche questo, per proteggere ancora meglio la pelle, tenendo conto che comunque non è una brutta pelle, nel senso che non è secca, è morbida, anche toccandola con mano, voi non potete sentire, ma è ancora una pelle morbida, purtroppo è rovinata. Essendo rovinata in alcuni punti, adesso andremo a verniciare là, in quelle parti che vi ho fatto vedere, dopodiché il lavoro è finito. Adesso lavoriamo qua sulla parte del poggiatesta e io vi saluto, e noi abbiamo finito anche la lavorazione di questi sedili in pelle del Volvo. Ciao, al prossimo video.